Secondo me una cosa interessante che puoi incominciare a fare è, lo so, siamo stanti un po' tutti, ormai a fine giugno poi finiscono i corsi, per cui sono le ultime track, le ultime fiammate, sempre su questo discorso, per cui abbiamo visto il discorso dei rivolti, cercando di rimanere legati più o meno per tutte le, ok, 1, 4, 5, in più cavi lo fai meglio è, abbiamo detto per cui ovviamente range d'azione, come ad esempio, ok, 1, 4, 5, eccetera, eccetera. Che cosa può essere interessante? Incominciare a cantare noi quello che suoniamo, che poi in realtà quando si dice improvvisare, è chiaro che noi improvvisiamo su un qualche cosa che idealmente ci ricordiamo, perché le persone quando parlano, sì, pensano, formulano dei pensieri regolandosi in base a delle regole grammaticali. Credo che nessuno di noi parli per frasi fatte, no? Per cui, certo, buongiorno, ciao, come stai? Sono frasi istintive che noi diciamo, che sono delle frasi fatte, precostruite, che istintivamente, come per una sorta di automatismi, ci saltano fuori, così. Per cui anche i riff, di certo, sono quelle cose, cose che istintivamente richiamano, diciamo un po' così, in base al nostro stile, alla nostra personalità, vengono fuori in certi momenti, magari più o meno portati da certi contesti ritmici o armonici. Però se io ad esempio ho un accordo dominant e so che devo utilizzare una scala minore pentatonica blues, incominciare a cantarla vuol dire familiarizzare con i discorsi e i gradi della scala. Ok? Qui non bisogna essere dei cantanti, io non è che sono cantante, per cui anche se a un certo punto mentre salgo mi riabbasso, l'importante è che canti dentro la mia testa, per cui cambiato. Un esempio, 1 2 3 4 1 2 3 4 1
rimango, incomincio per settori a familiarizzare con questi gradi. Scusate, non ho agganciato. Buon lavoro.